Bentrovati in un nuovo video, vi accolgo dalla mia auto e vi parlo di lui, del Motorola MA1. È uno di quei dongle, o meglio il dongle per eccellenza, visto che è l'unico certificato da Google, che vi permette di rendere wireless il vostro sistema Android Auto. Mi spiego di più. Prima di tutto è bene specificare una cosa molto importante. Perché questa cosa in qualche modo possa esservi utile, è necessario che la vostra auto sia compatibile con Android Auto, cioè che voi possiate collegare il vostro telefono alla vostra auto almeno con il cavo. Perché se questa cosa già non è possibile, quindi la vostra auto non è compatibile con Android Auto, non ve ne fate assolutamente nulla. Altra considerazione, lui va bene solo per Android Auto, non per Apple CarPlay, a differenza di altri gadget di questo tipo che sono indipendenti, quindi voi potete collegarci un iPhone oppure un Android e lui avvierà CarPlay oppure Android Auto. In questo caso avete solo Android Auto, tenetelo presente. Vi faccio vedere un po' come è fatto. Devo dire molto carino, esteticamente piccolo, in confezione avete anche un piccolo pad col biadesivo con cui potete andarlo ad ancorare dove vi pare. Però è importante vedere come è fatto, perché come potete notare il cavo è attaccato, quindi non potete andare a staccare questo cavetto, e il cavetto quindi ha queste dimensioni e questa lunghezza prefissata, il che potrebbe essere un problema se pensate per esempio di andare a inserire, a nascondere in qualche maniera all'interno della vostra auto il dongle. Ce ne sono altri che hanno il cavo staccabile, quindi potete farlo lungo quanto volete, in questo caso ovviamente no. Inoltre, chiaramente se si dovesse rompere il cavo siete un po' fregati, perché non c'è modo poi di ripararlo in maniera così semplice. L'unico tastino è presente qua, serve per il primo accoppiamento e poi per switchare tra un dispositivo e l'altro che sono stati già preconfigurati, ma vi dico tutto. Allora, lui come funziona? Dovete semplicemente andarlo ad inserire nella porta USB della vostra auto, quella non basta l'alimentazione, ma ovviamente quella che trasporta anche i dati. Come vedete nel mio caso, ecco, il fatto di avere un cavetto così corto non è proprio il massimo, perché io con un altro tipo di cavo l'avrei magari imboscato da qualche parte, in questo caso invece così devo tenermelo. Comunque lui accende questo leddino, quando è verde vuol dire che è già pronto, e io vi faccio vedere che effettivamente qua sul pixel che è associato è comparsa, vedete, l'icona di Android Auto, e lui è partito. Avete visto proprio in diretta quanto ci ha messo, circa una decina, una quindicina di secondi per l'avvio completo. Dopodiché voi avete Android Auto Wireless, che è esattamente uguale ad Android Auto in versione cablata. Quindi tenete conto che tutto quello che potete fare con Android Auto cablato funzioneranno anche con Android Auto Wireless. Altra considerazione, non pensiate che Android Auto Wireless sia più lento di Android Auto col cavo, assolutamente no, anzi, molto probabilmente Android Auto con Wireless sarà anche un pochetto più veloce rispetto ad Android Auto Wireless. Inoltre, come vedete, la definizione è più che buona, è automatica, nessun problema di compatibilità con il display, tutto quello che funziona con il cavo funziona anche wireless, semplicemente. Quindi non sto a perdermi troppo in chiacchiere su come funziona Android Auto, ecco, avete tutto quello che avete con Android Auto col cavo, con il vantaggio di non avere cavi in mezzo ai piedi. Inoltre potrebbe essere molto comodo se avete magari un pad wireless sulla vostra auto, perché tenete conto che lo smartphone, non essendo attaccato comunque all'alimentazione, con Android Auto wireless andrà a consumare abbastanza batteria, circa un 10-12% orario, per esempio con il Pixel 7a. Allora, capito di che cosa si tratta, qualche considerazione d'uso. Innanzitutto, la prima configurazione è facilissima. Voi lo attaccate, cercate via Bluetooth il dongle, lo collegate e poi lui automaticamente stabilirà la connessione. Dopodiché non si collegherà più via Bluetooth, ma si collegherà via wireless. Infatti creerà una rete Wi-Fi a 5 GHz con il quale scambierà i dati col sistema di infotainment. Devo dire molto lineare questa fase, senza nessun problema. Altra considerazione, lui supporta solamente due dispositivi collegati, quindi se nella vostra famiglia non siete solo voi ad utilizzare l'auto, magari anche vostra moglie, vostro figlio o chi per lui, dovete tenere conto che lui supporta solo due telefoni, quindi nel momento in cui dovete aggiungerne un altro lui andrà a cancellare il primo che era stato registrato. Nel mio caso questo
È un limite piuttosto importante perché ovviamente io ho molti telefoni e continuo a cambiarli e quindi e mi scoccia dover tutte le volte resettare, andare a riassociare per esempio il telefono di mia moglie per andare ad inserire un nuovo dispositivo. Questo problema in realtà non sarebbe un grosso problema, quello dei due dispositivi, se ci fosse un'applicazione companion da poter installare con cui gestire ad esempio tutte le connessioni e altre impostazioni, cosa che normalmente su altri gadget di questo tipo, questi altri dongle per Android Auto Wireless c'è, in questo caso no. L'unico modo che avete per gestirlo è con quel tastino con cui potete andare a resettare oppure ad associare un nuovo dispositivo. Questo per me è molto molto scomodo perché per esempio con altri di questi dongle io vado nell'applicazione, tolgo i telefoni che non uso più, configuro un nuovo telefono e sono a posto. In questo caso non è possibile farlo. Tenete presente anche che molti altri di questi dongle tramite l'applicazione possono essere aggiornati, quindi se dovessero esserci dei bug o nuove compatibilità con nuove auto possono essere aggiornati semplicemente tramite l'app. In questo caso, non essendoci un'app, lui non può essere aggiornato, quindi se funziona adesso funzionerà sempre così, sperando che funzioni sempre bene, e quindi è un po' un limite. Il limite è principalmente quello. Il vantaggio è che rispetto ad altri dongle di questo tipo è molto veloce nell'accensione. Nel mio caso, per esempio, io apro la portiera, lui attiva l'alimentazione della porta USB, lui si accende, quindi mentre che entro, sistemo il sedile, metto la cintura di sicurezza, lui è già partito, e questo devo dire che è estremamente comodo. Ho trovato qualche problema nello switch tra un dispositivo e l'altro già pre-configurati, ma questo dipende un po' dall'auto e potreste incontrare anche voi questo limite. Nel mio caso, per esempio, mi sono accorto che dovevo andare a switchare anche il Bluetooth dell'auto per poter fare lo switch tra un dispositivo e l'altro, altrimenti se io schiacciavo solamente il tastino qua, poi lui andava in palla, non si collegava più a niente. Allora io da qua dovevo andare a selezionare un altro telefono di quelli collegati, per esempio Xiaomi 13, e lui poi a quel punto poteva switchare con Android Auto proveniente dall'altro telefono. Quindi sì, in realtà i problemi di questi dongle sono sempre i soliti e derivano secondo me dalla confusione che si crea nella configurazione tramite Bluetooth, perché c'è il Bluetooth dell'auto, c'è il Bluetooth del telefono, c'è il Bluetooth del dongle, si collegano uno con l'altro in maniera semicasuale e questa cosa manda un po' in crisi tutto il circuito. Altra cosa che potrebbe mandarlo un po' in confusione è se voi provate a fare la configurazione magari vicino a casa dove avete anche il wifi di casa, perché nel mio caso per esempio l'auto si collegava al wifi di casa, il telefono si collegava al wifi di casa, il dongle creava una rete wifi e quindi questa cosa andava in confusione. Insomma, purtroppo non posso io dirvi con precisione su quali auto funzionerà e su quali no. In teoria, dove funziona Android Auto con cavo, poi lui funziona. Nella pratica potrebbe non essere così lineare la cosa ed è per questo che uno dei vantaggi di questo dispositivo secondo me è il fatto che venga venduto su Amazon, tra l'altro con venditore Prime, per cui nel momento in cui lo provate e vi dà problemi lo restituite e buonanotte al secchio. Se invece funziona bene ve lo potete tenere. Altri di questi dongle magari li dovete prendere, che ne so, da qualche sito di crowdfunding, oppure arrivano da chissà dove e quindi questa cosa diventa un problema nel momento in cui poi non funzionano. Credo di avervi detto tutto, o perlomeno lo spero, ma se avete altre domande sono a disposizione qua sotto nei commenti. È arrivato il momento anche di iscriversi, perché ve lo dico, farò un bel confronto tra lui ed altri dongle di questo tipo, un confrontone generale per dirvi insomma quale acquistare, quale funziona bene, quale non funziona bene e le caratteristiche di uno dell'altro. Quanto costa? 89 euro, che è un prezzo abbastanza elevato se consideriamo che lui gestisce solo Android Auto e non anche Apple CarPlay, quindi nel momento in cui doveste magari comprarvi un iPhone al posto del vostro Android dovete cambiare anche il dongle, perché lui funziona solo con Android. Però rispetto ad altri competitor ha anche alcuni vantaggi di cui vi ho parlato. Bene, per questo video è tutto, come sempre un bel like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, io sono Matteo, noi ci vediamo al prossimo video.